Siete dei maledetti! Vi odio! Vi odio perché la vostra reazione al video dei Teletubbies che ho reactato 2 settimane fa poteva fermarsi ai complimenti! Che bello! Bravo! Che ridere! No! Dovevate rincarare la dose? Infatti molti di voi cosa hanno scritto? Reacta i vecchi episodi! E io, che sono più stronzo di voi, lo faccio! Quindi signori, benvenuti alla reaction di quello che credo sia il primissimo episodio della prima stagione dei Teletubbies. Il solito sole con la faccia da bambino che non ha senso, perché non facendo niente nella trama, Cometa fa? Non parla nemmeno con i personaggi, quindi mettere quel bambino lì non ha motivo. Pure la bambina che sta facendo il sole sta lì a pensare: ma perché mi fanno fare sta cosa? Poi ride perché realizza che la pagano. Sulle alte colline non molto lontano. E io sono sempre lì a chiedermi: molto lontano da che? Da Buenos Aires? Da Trezzano sul Naviglio? Due, tre. Ed eccoli là, vestiti da disagio. Tipo, che se queste cornette fanno scoregge? Tinky Winky, Tinky Winky, Dipsy, Dipsy, Lala, Lala, Po, Po. Ma mi spiegate sto sole che funzione ha? Cioè, se inquadravano la merda di Teletubbies lasciata lì a terra nel prato, aveva lo stesso identico valore nella trama. Ma sembra astronave aliena, ma che sono Teletubbies? No, io devo cercare che cosa sono Teletubbies. Cioè, ma rappresentano alieni, animali... Che c***o rappresentano? Ciao! Ciao! Vi prego, fate qualcosa di utile. Era l'ora del Tabby Toast. Sarebbe un toast con pezzi di Teletubbies dentro. Sono dei peti o hanno delle trombe in culo? Oh, niente di meno, è un pulsante da fa stretching. Hanno una tromba in culo. Non è un toast, è un pancake. Complimentissimi all'ingegnere che è riuscito a fare che i toast o pancakes escano in successione e c'entrano precisamente il piatto. Neanche se si mettono il CERN insieme alla NASA riescono a fare qualcosa con una tecnologia simile. Non lo stanno mangiando, stanno facendo palesemente finta. E infatti dopo che hanno fatto finta di dare morsi, i Tabby Toast sono ancora integri. La loro colazione consiste nel guardare il Tabby Toast. Scusate, questo è il primo episodio. Non ti spiegano chi sono, da dove vengono, cosa fanno. Perché non iniziano così senza darti nessun input? Io se da bambino avessi visto una cosa del genere senza un input avrei cominciato a sanguinare dagli occhi e dall'ano. Ma è vero che c'hanno YouTube sulla pancia. Ciao, ma capito, ciao! Ciao! Fai una cosa, entra proprio nella telecamera. Ciao! Ma non dici una tavola, ciao, vengo a letto, smonta a bicicletta. Venite a vedere! Cosa dobbiamo vedere? Non stai facendo niente, sei fermo! Martello! 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 Ah, ma capite, martello! Rattello in capo! Esatto, questo è il miglior modo per far durare i giocattoli, prenderli a martellate. Ma arriva il padre, ho pagato 200 euro, piglia il martello e glielo dai in un occhio. Adesso metto questo qui. Cioè non sta facendo niente e lo fa anche con fatica. Ho finito. Non hai fatto un... Non è cambiato niente dal tuo inutile triciclo. Allora sei pronto? Mamma mia, stu creatur, stai zitto! Non è che tuo padre ha detto sei pronto, sei pronto, sei pronto, sei pronto, sei pronto, sei pronto, sei pronto. Hai detto una volta, sei pronto? Dici no, non sono pronto. Non è che devi rispondere 200 volte non sono pronto. Non sono pronto, non sono pronto, non sono pronto. Su e poi giù. Stai sbavando, gli asciughi la bocca. Questa, per andare su e giù. Su e giù, vomito qua. Un disastro sto bambino, rinchiudetelo! Che dici, la voltiamo? 1, 4... Mo' gli arriva la ruota in faccia. L'hanno capovolta per...
Siccome i bambini hanno questa propensione a mettersi sempre le mani sulla bocca e a leccarsi le dita, secondo lei, signor papà, è un'ottima idea fargli mettere le mani sotto la ruota della bici, che quella bici magari è stata in strada, in giro, nel fango, ha calpestato anche un tossico che era a terra? Ok, bene. E girare la bici serviva solo a far imbrattare le mani al bambino? Bandea! Che è bandea? Ah, bandiera! Papà. Tipo un sidecar trasportino. Signore, la prego, vada in cima a un precipizio, faccia retromarcia e stacchi il sidecar. Assomiglia in modo inquietante a mio zio Antonio dopo il sesto bicchiere di vino. Ancora, ancora! Ancora, ancora! Un altro video? Ciao! 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 Ciao. Martello! Martello! È che è vero, lo stesso video, è ripetizione! No. Dici tu, abbiamo visto un bel video, riguardiamolo. Abbiamo visto un video di merda, inutile, riguardiamolo. Vabbè, ovviamente noi skipperemo questa parte. A Teletabilandia appariva una cosa. Cos'è quella bandiera? Smettila di girarci intorno, perché? Po decideva di sventolare la bandiera. In realtà no, ha deciso solo di girarci attorno come un coglione. In realtà così sta cercando di accoppiarsi con la bandiera. Po sventolava la bandiera alta nel cielo. E lo faceva male. Po decise di infilare la bandiera dietro Tinky Winky. Che cos'è? Come? C'è due orecchie così che manco funzionano. Stavo a 2,5 metri da te. Che cos'è? Come? Come? Una bandiera! Allora, tu non sapendo cos'è, se lui ti dice una bandea, tu come fai a capire che è una bandiera? Non l'hai mai sentito sto termine? Non sai che quella è una bandiera? Come arrivi a tradurlo? Bo e Tinky Winky marciavano con la bandiera. Sta diventando sempre più militare questo episodio. Finisce l'episodio che Bo fa il portastendardo nella seconda guerra mondiale. Bo! Fino in casa! Questo incidente ha causato l'ingravidamento di Po. Oh mamma! Oh, Tinky Winky si accende la sigaretta. Ancora. E poi insiste. Ancora, ancora! Ancora. Sì, che mi è piaciuto! E hanno scoperto l'amore. Poi Tinky Winky! Non c'è niente davanti a voi, c'è la casa vostra. Indovinate un po' dove possono essere andati. Si salutano come se non si vedessero da 20 anni. Si sono salutati tipo stamattina. Dopo mezz'ora si sono rivisti. Ciao! E siete passati davanti 1 minuto e mezzo fa. Tante coccole. Tanto imbecilli siete. All'improvviso la bandiera spariva. Ho quasi 39 anni e non ho capito perché è sparita. Continuo a non capire. Ho visto episodi di Detective Conan dove ci capivo di più. Ma che è l'arca di Noè? Animali a coppia, che è? L'arca di Noè, sta venendo il diluvio universale e moriranno i Teletubbies. Ma poi sono disegnati talmente di merda, ma ci tengono a farli vedere. Siete fieri di cosa? Ma che sta succedendo? Ragazzi, che cos'è? Allora, scriviamo la trama. Allora, trovano sta bandiera, la mettono a casa. Poi sparisce. E dato che è sparita, mi sembra giusto far passare tanti animali a coppia. Capo, mi scusi, questa trama non ha senso. Zitto e scrivi! Capo, lei si droga! Sì. È il rumore di quando vai in bagno dopo 4 cappuccini. No, è l'ora di pulirti il culo. Ciao ciao, Tinky Winky. Ciao ciao. Ciao ciao, Dipsy. Ciao ciao. Salutiamoli a uno a uno. Ciao ciao. Settete. Di nuovo. Ah, che burloni. Mi mancavano talmente tanto che speravo uscissero di nuovo fuori. No. No. Sì, però mo andatevene dai coglioni seriamente. E si chiude in questo modo l'episodio senza darci
una fottutissima motivazione di quello che abbiamo visto. A parte stu sol, basta! L'altra volta abbiamo visto un episodio dove praticamente i primi 7 minuti si salutano tra di loro, a ripetizione 50 volte. La seconda parte dell'episodio vanno a salutare i fiori a uno, cioè proprio... una puntata inutile. Ho deciso proprio di prendere 15 minuti della mia vita e lanciarli nel cesso. Ma forse erano meglio di questi, perché preferisco che non ci sia trama. Almeno dico, vabbè, è una merda, ma non c'è niente da capire. Qua invece, beh, è Inception. Cioè, perché mai è successo quello che abbiamo visto? E non parlo della parte del fatto che fanno cucinare i toast, li avvicinano alla bocca senza mangiarli, li lasciano interi e se ne vanno, ma della parte della bandiera che la piantano sul tetto. La bandiera viene rapita dagli UFO, a quanto pare, o entra in una dimensione parallela, il che suscita una sfilata di coppie di animali. Ti giuro, se mettevi Mosè alla fine dell'episodio che navigava e tutto il mondo moriva, almeno aveva un senso. Così, messa senza motivo, mi sento anche più scemo di prima. E questo show è per bambini di 4 anni e io non l'ho capito! E non venite a commentarmi, ma non deve per forza esserci un significato, è per bambini di 4 anni. No, invece il significato ci deve essere, perché sennò i bambini crescono senza il senso delle cose. Sono troppo vecchio per YouTube, figuratevi per guardare sta roba. Ragazzi, io vi ringrazio più o meno per avermi suggerito di guardare questo episodio. Un saluto speciale a tutti gli abbonati che supportano il canale, in particolare ai livello 2, che vado sempre a nominare in ogni video. Parlo di Andrea Muro, Antonio Rega, Daniele Cuomo, Roberto Vicalvi, Francesco Di Pasquale, Stefano Bologna, Matteo Tondini, Dimitri Manzambi, Blade Thunder, Cristina Marello e Vincenzo degli Abruzzi. Vi odio! E mi odio che accetto di fare ste cose! Bastardi!